5 promesse, nessuna rispettata. Sulle pensioni il governo si è rimangiato tutti gli impegni presi con i sindacati e con il paese. Così il segretario generale dell'Ufficio CGIL Ivan Pedretti, commentando l'esito dell'incontro del 16 ottobre fra governo e sindacati sulla cosiddetta fase 2 del confronto sulle pensioni. Deludente lo definisce anche Antonio Pellegrino della Segreteria Nazionale. In particolare sulle pensioni sulle pensioni future, quindi per l'attenzione che riguarda le giovani generazioni, la scorsa volta c'era stata un'ipotesi di lavoro avanzata dal governo che noi avevamo giudicato non positivamente, però comunque era una proposta e anche quella sembra che sia sparita dal tavolo della discussione e questo non è un bel segnale. Anche perché si tratta di una discussione su un tema che immediatamente non ha costi, quindi si tratta di lanciare un messaggio più che spendere delle risorse in questo momento. Sulle altre questioni che riguardano le pensioni, in particolare quello dell'aspettativa di vita, lì c'è una chiusura netta da parte del governo. Noi chiediamo di sospendere l'aumento dell'aspettativa, non di annullarlo, perché in questo momento non è questo il punto, di sospenderlo per avviare una discussione sulla differenza di aspettativa di vita in base al lavoro, e qui c'è una chiusura del governo che a noi francamente sembra inaccettabile. Il governo ha scelto quindi di disattendere gli impegni che si era preso e che aveva messo per iscritto, ma il sindacato non intende stare fermo a guardare. Quello che posso dire è che il tempo è ancora lungo per l'approvazione della legge di stabilità, abbiamo davanti qualche mese e quindi noi pensiamo che sia il momento di una mobilitazione anche unitaria dei lavoratori e dei pensionati per dare un segnale di preoccupazione in modo che il governo si renda conto che così non possiamo andare avanti. Se dobbiamo valutare sulla riunione di ieri, insomma, sembrerebbe molto stretto il percorso, però insomma, non mai dire mai, insomma, credo che sia interesse non solo nostro ma anche del governo quello di dare un segnale al paese che non sia di totale arroccamento su posizioni che sembravano, non dico concluse, ma comunque sulle quali c'era disponibilità a discutere. CGIL, CISL e UIL annunciano intanto una campagna di assemblee in tutti i luoghi di lavoro per informare e confrontarsi sugli incontri in atto con il governo sui temi della previdenza e del mercato del lavoro. Le assemblee si svolgeranno a partire dalla prossima settimana fino alla prima metà del mese di novembre. Intanto non è ancora pervenuta nessuna risposta alla richiesta avanzata dopo il varo della manovra dai segretari generali di CGIL e CISL e UIL al presidente del Consiglio Gentiloni per ottenere un incontro sulla legge di bilancio.